L'arte protagonista bomba in piazza Matteotti con una performance dal titolo Tracce d'identità territoriale della pittrice Anna Seccia. Tutti in piazza a piedi nudi sui colori per lasciare tracce, impronte, emozioni su una tela destinata a diventare un'opera d'arte che, una volta completata, sarà donata al comune. L'iniziativa è stata organizzata dall'associazione VAN in collaborazione con gli Stati Generali delle Donne e con il patrocinio del comune di Bomba. Musiche affidate al violoncellista Vladimir Bogdanovic. Rosaria Nelli, presidente VAN. All'interno dell'estate bombese la nostra associazione, che ha l'associazione Vacanze Abruzzo Natura, che ha sede in Bomba, ha voluto contribuire nell'intrattenimento sia dei cittadini che dei turisti che sono tornati, che sono venuti a Bomba, oppure i cittadini che sono tornati per il turismo delle radici. Abbiamo voluto organizzare una serata di intrattenimento culturale con un artista, l'artista Anna Seccia, con cui abbiamo collaborato anche per altre iniziative, realizzando una performance, un happening di arte relazionale intitolato Tracce d'identità territoriale. Ecco, noi amiamo il nostro territorio, lavoriamo molto per promuoverlo, abbiamo fatto tanto nel passato, c'è stato un momento di decadimento, adesso noi vogliamo impegnarci per rilanciarlo ed è per questo che abbiamo invitato tutti a partecipare a quest'opera d'arte relazionale con cui si vuole anche lanciare un messaggio di, diciamo, di integrazione, di pace, di condivisione. È il nostro compito, è il nostro desiderio anche tramandare la tradizione enogastronomica del nostro paese, quindi abbiamo abbinato all'evento uno stand gastronomico che abbiamo chiamato lo scaltoccio, quindi una forma di cono, di carta, con cui abbiamo offerto dei fritti, le patate, la patane con la pastarelle, le cocce con la pastelle, il baccalà fritto, le scarpelle, i ceci, tutte cose che i nostri nonni, i nostri genitori facevano con gli ingredienti della campagna, quindi piatti semplici che ora sono diventati però anche prelibati. Noi ci teniamo a tramandarli per le nuove generazioni anche queste pietanze. La serata è stata accompagnata anche da alcune letture. Le letture erano, diciamo, poesie di compaesani che durante, diciamo, in questo ultimo 100 anni hanno scritto delle poesie su Bomba, poi altre sul territorio, sulla Maiella, e anche letto degli aforismi. Anna Seccia, artista. Abbiamo portato una tela e su questa tela abbiamo invitato i cittadini di Bomba a lasciare le loro tracce attraverso il colore, per poi creare un'opera d'arte condivisa insieme con loro e che verrà donata al comune di Bomba. E io sono felice di questa situazione che ha creato la mia amica Rosaria, e quindi è una testimonianza di un territorio, quindi questa sarà l'opera che realizzerò. Una forma d'arte, tra l'altro, anche sociale. L'arte che io faccio è sociale. Io ho un progetto che si chiama Stanza del Colore, sono già venuta a Bomba tempo fa, lavoro con i pennelli, lavoro con i piedi, lavoro con il coinvolgimento del pubblico. Questo per me è molto importante. Loro sono i miei pennelli. Il tutto accompagnato da un'ottima musica. Un violoncellista che questa sera si esibirà in concerto qui a Bomba ha dato la sua disponibilità ad improvvisare dei pezzi in questa piazza per accompagnare le persone.